Ciao a tutti. Sta arrivando la primavera, quindi è il momento di dare un'occhiata alle cime d'ormeggio, come si sono comportate durante l'inverno e se hanno bisogno di essere sostituite. Volevo darvi alcune indicazioni sulle tipologie di cime che esistono in commercio, ce ne sono ovviamente tantissime, quelle con cui abbiamo familiarità noi fondamentalmente sono tre. Si comincia dal tipo più classico, che è questo, la cima tre legnoli. Così chiamata, si chiama tre legnoli perché sono tre fondamentalmente le parti costruttive della cima, che sono attorcigliate su se stesse e attorno, una attorno all'altra. La caratteristica fondamentale di questa cima, oltre alla sua economicità, perché di quelle che parleremo è fondamentalmente quella più economica, è una cima robusta e ha una buona elasticità dovuta proprio alla sua struttura. Okay? Lavorando lei fa questo tipo di torsione e quindi contribuisce ad ammortizzare l'ormeggio. Poi si passa a un'altra tipologia di cima che è questa, con più legnoli, in questo caso sono 12, ma ne esistono anche a 8. Fondamentalmente rispetto all'altra è una cima simmetrica, perché il tipo di costruzione è simmetrico appunto. È un'ottima cima, molto bella sicuramente, ha come caratteristica quella di essere molto leggera, quindi spesso viene utilizzata come cima, tra virgolette, da viaggio, da crociera, da portarsi dietro durante gli ormeggi, perché è un pochino delicata dal punto di vista dello sfregamento, perché questi legnoli sono esposti, di conseguenza se uno di questi si danneggia è chiaro che la cima non è più utilizzabile o quantomeno non è più nelle sue ottimali condizioni. Poi c'è un'altra tipologia di cima da ormeggio che è questa, che è costruita fondamentalmente come una drizza, come una scotta normale, con un'anima interna e una calza esterna di protezione. In questo caso specifico, anima e calza sono fatte in due materiali diversi, l'anima in nylon e la calza in poliestere. Il motivo di questa doppia costruzione sta nel fatto che l'anima dà la struttura alla cima, di conseguenza le dà elasticità e carico di rottura. La calza esterna la protegge, oltre a darle, diciamo, l'aspetto piacevole, gradevole e il colore. Queste cime possono essere piombate, si dice, quindi può essere fatto un anello chiuso di varie dimensioni, quello che si vuole. Questo tipo di piombatura può sembrare complicata, ma è molto semplice e molto veloce da realizzare. La piomba invece sulla cima 8 o 12 legnoli è, diciamo, molto più lunga da realizzare perché gli intrecci sono maggiori, anche se alla fine l'aspetto finale è molto gradevole. E poi c'è invece la piomba sulla cima, con anima e calza, che è sostanzialmente la stessa piomba che si fa sulle scotte e sulle drizze, ed è molto, molto semplice da realizzare e molto resistente. Si può, prima di fare l'anello fisso, mettere una protezione, vedete in questo caso ce ne sono anche di più belle, e lo scopo di questa protezione è quello di evitare che la cima, quando lavora sulla vita, che sia la vita del pontile o la vita della barca, si osuri per via di questo movimento, che per quanto possa sembrare piccolo, in realtà ripetuto centinaia e centinaia di volte, può lesionare la cima in questi punti di contatto. Quindi, essendo il resto della cima buono, può capitare di buttare via una cima per piccole usure in questi punti. E questo è quanto.